Però io trovo, come medico questa volta, parlo non come politico, come medico trovo un'incongruenza nell'atteggiamento che ha assunto la Regione nei confronti dell'ospedale di Schiavonia rispetto all'ospedale di Milano, di Certo. Venezia e di Dolo. Infatti io Francesco glielo ho chiesto questo, davanti a tutti i 101, ho chiesto tutti i Ma ti 101 comuni spiego. domenica mattina e Sì. mi hanno risposto che è stato perché Schiavonia, siccome era la prima volta, hanno assunto praticamente la Sì, ma massima io no, ho capito. protocollo, il massimo protocollo di emergenza, tutto lì. Sì, però ti spiego. Allora, primo quesito, hanno avuto un atteggiamento diverso perché era il primo caso. Però posso capirlo, prime 24 ore chiudono tutto. Dopodiché viene fuori che non abbiamo più pazienti infetti dentro l'ospedale. Fanno 1.000 tamponi e 1.000 tamponi sono negativi, sia dei pazienti che di tutti i dipendenti. Al contrario, a Dolo addirittura c'è un medico positivo, un infermiere positivo, quindi si sono infettati a Dolo. Ora, per quale motivo non hanno riaperto subito l'ospedale? E questo adesso io come medico ti dico la linea guida della CDC. Io non vorrei che la Regione sta facendo qualcosa senza informare i sindaci e quindi anche senza informare te. Perché la CDC, cioè il centro di controllo delle malattie a livello mondiale, sulle linee guida del controllo delle epidemie, delle pandemie da virus nuovi, consiglia tutta una serie di accorgimenti. Allora dice, il primo passo da fare è individuazione dei casi, cosa fatta? Isolamento dei casi, cosa fatta? Quarantena dei soggetti esposti a contatto, cosa fatta? Circoscrizione dei focolai epidemici anche con i posti di blocco, cosa fatta? Corretto. Però poi dice un'altra cosa il CDC. Dice, due cose per l'esattezza. Se iniziano a esserci casi al di fuori del focolaio circoscritto, il virus diventa endemico e non più localizzato in un cluster ben definito, in un'area ben definita. Quindi diventa più difficile da controllare, punto uno. Punto due, le autorità sanitarie devono immaginarsi una seconda fase dove il numero di infezioni virali sia così alto per cui i pazienti che necessitano di terapia intensiva e di ricoveri siano alti. Guardiamo quello che è successo in Cina. Ora, Sì. se noi abbiamo avuto qui nel Veneto su 30 casi, abbiamo avuto circa 5, 6, 3 morti, 4 morti, ma abbiamo avuto anche 7, 8, 10 pazienti in rianimazione, in terapia intensiva. Se noi immaginiamo che fra un mese, nell'ipotesi peggiore, ma la Regione deve farla l'ipotesi peggiore, non è che si può trovare sguarnita, perché la CDC dice devi farlo, devi prevederlo in anticipo. Se si trovano per ipotesi 2.000 casi nel Veneto, bene, 2.000 casi nel Veneto sono possibili, secondo i calcoli della CDC, 200 pazienti da ricoverare, di cui 50 o 100 addirittura in terapia intensiva. Noi non abbiamo 100 posti di terapia intensiva nel Veneto da poter dedicare a questa malattia, altrimenti blocchiamo tutta la sanità veneta, perché se iniziamo a mettere tutti i posti di terapia intensiva occupati da questi pazienti, non possiamo più operare un tumore in fase avanzata, abbiamo un problema di un infarto, non sappiamo dove metterlo, abbiamo tutte le altre patologie che non possiamo più utilizzare la terapia intensiva. Allora, è possibile che abbiano immaginato, ma io ti dico come ipotesi, però io lo temo un po' questo, che abbiano immaginato, ma non l'hanno detto ancora ai sindaci, ma nella loro testa abbiano balenato l'idea dicendo qual è un ospedale che mi può garantire 50 posti letto di terapia intensiva da poter intubare con urgenza, 200 posti letto di stanze singole isolate con bagno, con all'avanguardia tecnologicamente, con flussi laminari che mi riducono il pericolo di diffusione della malattia, facilmente raggiungibile con l'autostrada, con l'elicottero. Qual è questo ospedale nel Veneto? Ce n'è solo uno nel Veneto, è quello di Monselice di Schiavonia, di cui parlano tanto alcuni bene e altri male, però è l'unico ospedale che ha tutte queste caratteristiche tecnologiche che può permettere questa garanzia. Allora, il fatto che lo tengano chiuso, perché adesso, se è stata un'emergenza che l'hanno chiuso all'inizio, perché era all'inizio, però adesso Dolo continua a funzionare, Milano continua a funzionare, Venezia continua a funzionare e Schiavonia che è tutto negativo, cosa aspettano ad aprirlo?